Associazione Nazionale Promoverde, Gianluca Cristoni al mio fianco. Beh, è il momento di presentare, di parlare di questo progetto, Agri Business Club. Di che cosa parliamo? Sì, ABC nasce con un obiettivo molto semplice, mettere in correlazione le imprese agricole con le amministrazioni pubbliche. Quindi abbiamo coinvolto prima le amministrazioni pubbliche, tutte le province e le regioni, anche perché sono coloro che in qualche modo hanno le competenze sul territorio, e abbiamo coinvolto le imprese agricole. Praticamente abbiamo messo in relazione domanda e offerta. Questo perché? Perché partiamo da un concetto che la rete distributiva dei servizi, adesso in modo per il mondo agricolo forse è un po' forte come affermazione, della gestione del territorio avviene tramite le imprese agricole. Secondo noi quello è il punto di riferimento e da lì bisogna partire. Il tema vero era che le amministrazioni pubbliche non sanno che oggi per legge le imprese agricole possono svolgere attività di servizi legate al mondo del verde sia pubblico che privato e addirittura anche in deroga alle gare sugli appalti, con delle forme anche di natura fiscale che gli consentono di essere molto competitive sul mercato. Quindi in momenti come questi, anche di crisi generale, abbiamo la fortuna di avere degli ottimi operatori che hanno già comunque macchine all'interno delle imprese agricole normalmente destinate all'attività dell'impresa agricola, come recita l'articolo 15. E il problema era far conoscere alle amministrazioni pubbliche questa opportunità, ma soprattutto farla conoscere all'impresa agricola. È il motivo per cui siamo in EIMA a presentare questo progetto, perché vogliamo intercettare gli imprenditori agricoli che possono essere interessati a questa attività connessa all'attività primaria. In che termini aiutiamo l'impresa agricola ad avvicinarsi all'amministrazione pubblica? Abbiamo creato un database che oggi è su internet, alla voce www.mia-agricoltura.it. Abbiamo praticamente le aziende che si iscrivono gratuitamente a questo tipo di servizio, per cui possono tranquillamente dichiarare quali sono le attività che sono disponibili a fare, dal taglio dell'erba allo sgombero della neve, tutte le attività cosiddette connesse, e l'amministrazione pubblica che vuole sapere nell'ambito del proprio territorio qual è l'impresa agricola di riferimento a cui si può rivolgere, può tranquillamente trovarla in un click e può avere a disposizione quali e quante sono le aziende che hanno dichiarato questo interesse di natura economica. Possiamo dire risparmio per l'amministrazione pubblica e lavoro per l'impresa? Sicuramente sì. Noi abbiamo fatto una serie di valutazioni economiche in un momento come questo, dove si parla di perdita di posti di lavoro, dove la gestione del territorio, del paesaggio italiano, non solo dal punto di vista meramente estetico, che magari in momenti come questi potrebbe sembrare un plus in più, ma rispetto a quello che è successo negli ultimi due anni in termini di alluvioni, di esondazioni e comunque di dissesto idrogeologico, l'impresa agricola può fare tanto, può farlo per competenza, perché comunque ce l'abbiamo nel DNA, perché io stesso sono un agricoltore, come amo io dire un contadino, ma allo stesso tempo possiamo farlo con dei costi molto competitivi e quindi anche con un ritorno dal punto di vista sociale importante. Questa volta siamo in casa Cune, sono con Paolo Cera, momento di fermento presso il vostro stand, ci sono delle novità tecniche, facciamo un sunto di questa giornata importante di EIMA. Assolutamente sì, un'EIMA molto positiva, sicuramente dopo questo periodo un po' così di riflessione stiamo vedendo dei segnali di grande interesse, però un interesse molto orientato all'innovazione e a chi è in grado di offrire delle soluzioni alternative. Le sfide del vicino futuro della nuova PAC sono veramente imminenti. Io credo che, forse per sintetizzare le novità che abbiamo portato, l'esempio ad esempio della lavorazione a fasce che abbiamo qui portato con questa nostra macchina per lo strip till un po' sintetizzi questa volontà. Tecnologia, innovazione, un occhio importante alla riduzione dei costi colturali, ma essere in grado di poter offrire all'agricoltore delle soluzioni per l'immediato futuro. E poi l'EIMA è un momento per incontrare i vostri clienti. Assolutamente sì, e fortunatamente ce ne sono, vediamo l'EIMA è sicuramente un appuntamento molto sentito e ricercato dai clienti internazionali, ma non solo, anche l'Italia sta dimostrando un grande interesse, una grande attenzione alle proposte qui di EIMA, e l'interesse c'è e vediamo un lumino al di fuori di questo tunnel.